Alla presenza dell'assessore alla cultura Antonella Di Nocera è stata presentata al Palazzo delle Arti di Napoli la mostra Fractals and Others, curata da Mario Franco, Maria Savarese e Maurizio Siniscalco, che rende omaggio a Bruno Di Bello, artista che ha percorso strade significative nell'arte italiana contemporanea. La sua ultima presenza pubblica a Napoli risale a Terre Motus, allestita da Lucio Amelio in occasione del terremoto che sconvolse Napoli e l'Irpinia nel 1980. Per me è una grande emozione perché, come tutti i napoletani che vivono nel nostro posto, Napoli ti rimane nel cuore. Di Bello utilizza una cifra stilistica asoggettiva ed impersonale. Con queste opere che rappresentano le possibilità creative che offrono i nuovi media ed esplorano in particolare le infinite geometrie dei frattali, di recente è stato presente nella Certosa di San Giacomo a Capri e nel Museo di Arte Contemporanea di Niterói a Rio de Janeiro. La mostra si incentra su 15 stampe digitali su tela assemblate in trittici ed un nucleo di lavori preparatori di formato ridotto insieme ad un'opera inedita realizzata per questa occasione espositiva. Sono contenta di avere appunto la possibilità di visitare la mostra e di aver visto qui e penso che la città doveva farlo, questo posto. Mi auguro sempre più che le mostre siano frequentate, anche perché essendo un posto a ingresso libero, che i giovani vengano, ospiteremo anche una mostra dei giovani dell'Accademia in futuro, perché dobbiamo creare una connessione con tutti i giovani artisti che questo luogo devono frequentarlo.